C'era una volta un vecchio asino che abitava in una fattoria vicino al ponte di Sant'Ambrogio. Aveva lavorato sodo per tutta la vita, portando i raccolti al mercato settimanale di Modena, ma ormai non era più capace di portare pesi e il suo padrone aveva deciso di venderlo. Allora l'asino decise di andarsene. Ma dove? Per tanti anni aveva sentito i suoi padroni parlare di San Cesario e del rigoglioso parco di Villa Boschetti. Qui sperava di poter vivere facendo il musicista. Cammina, cammina, arrivò a San Gaetano, dove incontrò un cane, magro e affamato. Come mai la fiatona? Sono dovuto scappare in tutta fretta. Il mio padrone voleva uccidermi. Ora che sono vecchio non gli servo più. Come farà a procurarmi da mangiare? Vieni a San Cesario con me. Faremo fortuna. Io suonerò il flauto e tu mi darai il ritmo con il tamburo. Il cane accettò la proposta e si incamminò con il nuovo amico. Non avevano percorso molta strada che giunsero a Sant'Anna, dove si imbatterono nel gatto del fornaio che miagolava disperato. Sono vecchio, non riesco più a dare la caccia ai topi. Miau! Perciò il mio padrone mi ha cacciato di casa. Allora, vieni a fare il musicista con noi a San Cesario. Il gatto non se lo fece ripetere due volte e si unì a loro. Giunsero a San Bernardino e i tre amici furono distratti da un gallo. Kikiriki! Ma mio padrone dice che sono vecchio e mi vuole tirare il collo. Vieni con noi. Con la tua bella voce conquisteremo San Cesario. Non ebbero il tempo di aggiungere altro che il gallo saltò sulla schiena dell'asino. Ormai si era fatto buio. Dovevano cercare qualcosa da mangiare e un posto per dormire. Cammina, cammina, giunsero al botteghetto, una tipica osteria contadina. Che delizioso profumo! Miau, non credo ai miei occhi. Gnocchi, tigelle, tortellini, salumi, anatre arrosto. Chicchirichì, per fortuna non c'è il collo. Non ebbero il tempo di parlare che videro quattro bulli paurosi. Se quei tipaci li avessero visti, sarebbe stata la fine. Si nascosero tra i cespugli e studiarono un piano così per farli scappare dalla taverna. Nel buio della notte si avvicinarono alla finestra. In silenzio perfetto, l'asino appoggiò le zampe sul davanzale. Il cane balzò sul dorso dell'asino. Il gatto si appollaiò sulle spalle del cane e il gallo sopra tutti. Quindi diedero inizio al loro primo concerto. Un inferno! Terrorizzati, i quattro bulli fuggirono, ma all'uscita furono investiti da un essere mostruoso che calciava, graffiava, mordeva, beccava! Scapparono gridando aiuto. I quattro amici non ci pensarono due volte. Si precipitarono all'interno dell'osteria, si sedettero al tavolo e gnam gnam, che scorpacciata! Dopo essersi rifocillati, si incamminarono e giunsero finalmente a San Cesario. Qui realizzarono il loro sogno e diventarono i musicisti dei conti di Villa Boschetti. Fantastico ragazzi, siete stati bravissimi, vi avete fatto scoprire la storia dei musicanti di San Cesario sul Panaro, meglio di così degli attori professionisti!